Allora, ragazzi, siamo alle ultime battute di The Longing. Scusatemi se faccio questo video un po' col telefono. Raga, io mi sto emozionando perché questo è un gioco che bene o male mi ha accompagnato per tutta la quarantena. Praticamente noi siamo questo cosino qua e dobbiamo stare nella caverna per teoricamente 400 giorni. Però ci sono anche dei trucchetti che nel gioco praticamente ti fanno passare il tempo più in fretta e boh, non mi ricordo quando ho iniziato precisamente questo gioco, ma è stato il gioco di questo lockdown, di questa quarantena e noi ci troviamo alle battute finali. Tanto che aspettiamo il tempo, facciamo due chiacchiere così velocemente, la musica riparte e noi allo scadere del tempo dovremmo svegliare il re. Dobbiamo vedere che cavolo succede. Allora, poi la grotta l'abbiamo esplorata tutta. Abbiamo trovato tutte le aree, così vabbè, un po' che suggerimenti dal web, un po' così. E so che tu mi mancherai, piccolo bastardello. Guarda, ci siamo fatti compagnia a vicenda in questi giorni. Mi sembra che si aspetta Capodanno. E so che ci sono anche dei finali alternativi, però io ho scelto di svegliare il nostro ben amato re. E intanto aspettiamo. E poi se volete ve lo passo questo giochino, mo io vi dico, raga, questo può essere anche spoiler, questo finale, quindi se voi volete vederlo fino a qui, ok, poi quando, prima che si sveglia il re potete anche interrompere. E raga, siamo agli sgoccioli, guardate, cioè, raga, ma per Capodanno facciamo anche il conto alla rovescia alla fine. Raga, io sinceramente, come ho detto, mi sento abbastanza emozionato perché è stato un gioco molto carino, intenso. E lo metto proprio nella mia attuale top 5 dei videogiochi preferiti, anche perché il periodo storico in cui è uscito, diciamo durante la quarantena, e io sono curioso di sapere che cacchio succede alla fine del nostro countdown. Secondo me succederà qualche cazzata con il re, che chissà che poteri scatenerà in questo mondo, ci manda il coronavirus, chi lo sa. Ecco ragazzi, se volete adesso interrompete il video perché sarà spoiler fra un po', quindi ve lo dico, è quasi spoiler. Raga, c'ho il cuore che mi sta battendo mille. Io stavo aspettando questo momento con ansia. Appena ho visto che si avvicinavano i giorni, ho detto io devo svegliare il re. Sperando che non succeda qualche cavolata al momento. Raga, gli ultimi 30 secondi. Shazam. Facciamo il conto alla rovescia come capodanno. Facciamo un secondo capodanno. Ok ragazzi, intanto metto la freccetta qua. Ecco raga, ci siamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Svegliamo il re. Finalmente posso svegliare il re. Vediamo. 400 giorni sono passati, l'attesa è quasi terminata. Come ricompenserà il re il suo guardiano più fedele? Vediamo. È ora di svegliarsi. Madonna. Raga, che cazzo succede? Wow! Raga, non si sveglia. Perché non si sveglia il re? Oh. No. Raga. Il re non si sveglia. Che cazzo? No.
No, questo non si sveglia. Oh. Ehi, o sei bloccato? Che è successo? No. Raga. Sei bloccato, mo? Che cazzo? Perché? No. Madonna, che deluso, che figura di merda. Raga. Che è successo? Oh, che rollo. Oh, raga, eccolo, si sta svegliando. Gli acri mi sono cagato sotto. Oh, ma. What the fuck? No. Così. Cristo. No. Madonna. Mia ombra fedele mi ha destato e io ho mantenuto le mie promesse. Promesse seppellite. Ho creato un mondo senza bramosia, distruggendo tutto ciò che conteneva. Ok. Però ci ha messo tempo a svegliarsi, no? Mi ha fatto cagare sotto. Ok, perché sono uscito queste due frecce qui? E mo? Ok. La mia vita è perduta, ma non ne avevamo più bisogno. Domineremo per sempre su questo reame eterno. Aspetta. Sciacribbio. Madonna, che cazzo di finale. Ciao. Mio Gesù Cristo. Scusate. No. Oddio, ragazzi. Madonna, che senso di angoscia, raga. Io ho voluto svegliare il re, ma the longing è terminato. Oddio. Oh, Gesù. A posto. Così è finito. Bene. Madonna, raga. Che cazzo di finale. Io mo però mi vado a vedere anche i finali alternativi su YouTube, ma santo Dio, cioè, raga. Che cazzo di finale questo con il re. Cioè, ci ha fatto crollare tutta la caverna addosso e ci ha portato con lui nell'eternità. Madonna, ragazzi, oh. Salutiamo il nostro amico Ombra che ci ha fatto compagnia. Raga, mamma mia, dai. Cioè, io sono rimasto così, proprio a bocca aperta, sconvolto. Dai, ciao Ombra.